La battaglia di Azio ha un grande significato nella storia antica, in quanto è considerata una delle più cruciali e conclusive. Il suo impatto sulla politica e sulla cultura del mondo occidentale è stato duraturo. Dopo anni di conflitti e tensioni tra Ottaviano e Marco Antonio per il controllo dell'impero romano, la resa dei conti definitiva ebbe luogo ad Azio nel 31 a.C., quando le loro flotte navali si scontrarono. Il video di oggi si concentra sull'argomento appena citato. Il giovane Ottaviano si stava comportando bene dopo aver sconfitto le truppe di Sesto Pompeo, figlio dell'ex nemico di Giulio Cesare. Inoltre, espulse il suo ex alleato, Lepido, dal secondo triumvirato e lo mandò in esilio, un'esperienza umiliante per lui. Al contrario, Marco Antonio stava attraversando una serie di insuccessi, mentre il suo principale rivale stava andando bene. Antonio assistette Ottaviano nella sua battaglia contro Sesto Pompeo, solo per ottenere l'appoggio per la sua spedizione militare contro l'impero partico. Il generale mantenne la promessa inviando 120 navi in aiuto del successore di Cesare. Tuttavia, Ottaviano, che all'epoca era giovane, inviò solo 200.000 uomini di rinforzo. Questo portò a un'umiliante sconfitta per Marco Antonio per mano dei parti. Tuttavia, l'aspetto più doloroso è che la perdita fu così consistente da minare la sua reputazione di comandante militare agli occhi dell'opinione pubblica. Un altro problema si presentò ad Antonio, rendendo la sua vita ancora più difficile. Dopo la conclusione di un conflitto minore tra Ottaviano e Marco Antonio nel 40 a.C., fu firmato il Trattato di Brundisium. Per consolidare i rapporti tra i due leader e mantenere il secondo triumvirato, Ottavia, sorella di Ottaviano, sposò Antonio. Antonio aveva intrapreso una relazione sentimentale con l'influente regina d'Egitto Cleopatra. Per potersi dedicare completamente a lei, decise di inviare Ottavia a Roma. Ottaviano vide in questa decisione un'occasione favorevole per diffondere la voce che il gesto di Antonio era un oltraggio a tutti i romani. Antonio aveva rifiutato una moglie romana per sposare un amante orientale. L'incidente assestò un altro colpo all'immagine pubblica generale, rafforzando ulteriormente la posizione di Ottaviano. Nel 36 a.C., i rapporti tra i due individui si fecero ancora più tesi. Ciò è dovuto alle manovre politiche di Ottaviano, che cerca di dimostrare al pubblico di non essere una figura autoritaria. Al contrario, voleva essere visto come un leader benevolo che dava priorità al benessere delle masse. Per raggiungere il suo obiettivo, propose un piano che sapeva che Marco Antonio avrebbe rifiutato. Ottaviano propose che le guerre civili romane non erano più una preoccupazione e, di conseguenza, il secondo triumvirato sarebbe stato meno critico. Di conseguenza, Antonio sarebbe stato disposto a dimettersi da triumviro e a rinunciare ai poteri che ne derivano se avesse fatto la stessa cosa. Il rifiuto di Antonio era atteso e rientrava nel piano di Ottaviano. Questo permise ad Ottaviano di dipingere il suo rivale come un autoritario, mentre lui stesso veniva visto come un idealista che si preoccupava del benessere del popolo. Nel 34 a.C., 2 anni dopo, le tensioni a Roma aumentarono ancora una volta, quando Marco Antonio lanciò un'invasione nel regno di Armenia. Tuttavia, a differenza della fallimentare invasione della Parzia, questa volta ottenne un grande successo, mettendo in ginocchio gli armeni e l'intero esercito. Il generale era pieno di gioia e di orgoglio dopo la vittoria e decise di conferire titoli e onori ai suoi parenti e sostenitori. Nominò suo figlio, Alessandro Elio, sovrano dell'Armenia e conferì il grandioso titolo di regina dei re alla sua amante Cleopatra. Non è chiaro se Antonio intendesse provocare Roma con la sua azione, ma ci riuscì. Ottaviano sfruttò abilmente questa situazione a suo vantaggio, presentando il suo caso al Senato romano. Egli sostenne che la decisione di Marco Antonio di concedere a una regina straniera un titolo così grandioso era un tentativo deliberato di diminuire il potere e il prestigio di Roma agli occhi del mondo. Ottaviano sosteneva inoltre che questo atto poteva essere interpretato come un segno di debolezza nei confronti delle nazioni nemiche, con gravi conseguenze per Roma. In seguito alla crisi, Ottaviano fu rieletto console della Repubblica Romana.
durante la successiva sessione del Senato, tenne un discorso in cui criticò le azioni di Marco Antonio. Ottaviano menzionò specificamente che la concessione di titoli ai parenti, la cessione di territori che avrebbero dovuto essere controllati dalla Repubblica agli alleati e la concessione di un titolo prestigioso a una regina straniera erano inaccettabili per qualsiasi romano. Egli accusò Antonio di dare priorità ai suoi desideri personali rispetto a quelli del popolo romano, cosa che lo fece arrabbiare molto. Anche se Ottaviano ricevette il sostegno per il suo discorso, fu sorpreso e deluso nello scoprire che diversi senatori non lo approvavano. Essi sostenevano che le parole del giovane avevano il solo scopo di sminuire Antonio e di accrescere la posizione di Ottaviano anziché giovare a Roma. Di conseguenza Ottaviano si trovò ad affrontare una situazione in cui diversi senatori gli ritirarono il loro sostegno, dando l'impressione che Marco avrebbe finalmente ottenuto il vantaggio dopo un lungo periodo di tempo. Tuttavia, questa era solo un'illusione perché nell'autunno del 32 avanti Cristo Ottaviano avrebbe finalmente raggiunto il suo obiettivo tanto atteso. In questo particolare momento, Lucio Munatius Plancus e suo nipote Marco Tizio, che erano alleati di Marco Antonio, percepirono che l'influenza del generale stava diminuendo. Di conseguenza, disertarono a Roma. In genere, il cambio di fedeltà di Lucio Plancus nella politica romana sarebbe stato considerato solo un altro tradimento. Tuttavia, questo particolare evento ebbe conseguenze di vasta portata che influenzarono il destino del mondo occidentale. Le azioni di Plancus permisero a Ottaviano di accedere al testamento segreto di Marco Antonio, che era stato nascosto nel Tempio di Vesta. Purtroppo per Antonio, il contenuto del testamento era scandaloso e suscitò scalpore in tutta Roma. Il documento specificava che, alla sua morte, le ricchezze di Antonio sarebbero state ereditate dalla sua prole e da Cleopatra. Il documento stabiliva inoltre che i suoi figli avrebbero governato come monarchi nelle regioni che Antonio aveva conquistato. Inoltre il documento richiedeva la costruzione di una tomba sfarzosa dove Antonio e la sua regina avrebbero potuto riposare fianco a fianco. Ottaviano presentò le informazioni ai senatori, che furono immediatamente disgustati dal contenuto del testamento. Tuttavia, alla fine, si giunse a un impasse. Ottaviano esortò il Senato a dichiarare immediatamente guerra ad Antonio e Cleopatra, poiché rappresentavano una minaccia per Roma e sarebbero stati considerati nemici dello Stato. I senatori esitavano a lanciare attacchi militari contro un venerato eroe romano. Ottaviano era determinato ad avere la sua strada e non permise a nessuno o a nulla di interferire con i suoi piani. Perseguì senza sosta i senatori che appoggiavano Antonio e sostenne abilmente che le loro azioni non erano un atto di guerra contro Antonio, ma piuttosto contro Cleopatra, nemica del popolo romano e traditrice della Repubblica. Di conseguenza, nella seconda parte del 32 avanti Cristo, il Senato iniziò una guerra contro il governo di Cleopatra in Egitto. La decisione di Antonio di rimanere fedele a Cleopatra sorprese molti che avevano previsto che l'avrebbe abbandonata per tornare dalla parte di Roma. In conseguenza di ciò, il Senato privò il generale di tutti i poteri ufficiali e lo etichettò come fuorilegge e traditore. A questo punto, con grande sgomento di Ottaviano, circa il 40% del Senato, insieme a due consoli, si allontanò da Roma e si schierò con Marco Antonio, scegliendo di combattere per suo conto. La Repubblica Romana fu gettata nel caos più totale, mentre Ottaviano e Antonio si preparavano a ingaggiare una battaglia monumentale per determinare il sovrano definitivo di Roma e del mondo occidentale. Ottaviano lanciò un appello massiccio ordinando a tutte le sue legioni e a tutti gli uomini in grado di combattere e di annientare Marco Antonio e le sue truppe. Ottenne il successo riuscendo a radunare un numero impressionante di 200.000 legionari. Antonio era consapevole dell'imminente conflitto e rispose chiamando le truppe. Fu in grado di eguagliare i numeri di Ottaviano con un totale di 200.000 uomini a sua disposizione. Questo comprendeva un mix di fanteria pesante romana e fanteria leggera egiziana. Successivamente l'esercito iniziò a mobilitarsi. Verso la metà del 31 avanti Cristo, Antonio diede istruzioni affinché il suo esercito si spostasse in Grecia. Ricevute queste informazioni, Ottaviano ordinò ai propri soldati di seguire i movimenti di Antonio.
Ottaviano non portò con sé solo le sue truppe, ma anche la sua più grande risorsa per la vittoria, Marco Vipsanio Agrippa, un abile stratega militare che avrebbe guidato la sua marina. La flotta di Ottaviano rappresentava un vantaggio significativo per lui, in quanto era più grande delle forze navali di Antonio e Cleopatra, a differenza degli eserciti, che erano di dimensioni relativamente simili. Nonostante le navi di Antonio fossero più grandi, i suoi equipaggi di marinai e comandanti navali mancavano di esperienza, mettendoli in una posizione di svantaggio rispetto alla flotta di Ottaviano. Le navi di Ottaviano erano più piccole e più manovrabili e il suo equipaggio era composto da marinai esperti. Ottaviano diresse le sue truppe ad attraversare l'Adriatico con l'intenzione di impegnare Marco in battaglia vicino ad Azio. Contemporaneamente Agrippa prese accordi per interrompere le linee di rifornimento dell'esercito di Antonio, causando notevoli problemi al generale. Nonostante il vantaggio strategico, Ottaviano scelse di non attaccare gli uomini di Antonio via terra. Riteneva che farlo sarebbe stato un rischio inutile e una decisione poco saggia. Scelse invece di ingaggiare battaglie sul mare, ritenendo che la sua marina avesse maggiori possibilità di sopraffare le forze avversarie. Tuttavia, entrambe le parti si astennero dall'intraprendere qualsiasi azione significativa, il che portò a problemi imprevisti per Ottaviano. Molti dei suoi uomini si spazientirono, aspettando il momento giusto per attaccare. Disgustati e demoralizzati, disertarono dalla parte di Antonio. A differenza di Ottaviano, Antonio non dovette affrontare tali problemi e riuscì a mantenere la lealtà dei suoi uomini e dei suoi comandanti. Dopo una lunga attesa, finalmente iniziarono i combattimenti. Ottaviano inviò Agrippa a impadronirsi di Metone, città e porto greco che in precedenza era stato fedele ad Antonio. La conquista di questo luogo non fu un compito facile, poiché i difensori opposero una lotta feroce, usando tutte le loro forze e ricorrendo a tattiche brutali per assicurarsi la sopravvivenza. Sebbene coraggiosi, alla fine furono sconfitti. Marco Antonio, che era un brillante stratega militare sulla terraferma, non era in grado di competere con l'esperienza di un abile comandante navale come Agrippa. Sentendosi sconfitto, decise di condurre le sue truppe ad Azio, dove si trovavano la marina e l'esercito di Ottaviano. Questa volta era determinato a sferrare un colpo decisivo alle forze di Ottaviano e Agrippa. Antonio, con una forte determinazione al successo, arrivò ad Azio con una flotta di 290 navi e 50 navi da trasporto. Ottaviano disponeva di 350 navi per difendersi dall'imponente armata. Nonostante i suoi uomini fossero più esperti e avesse dalla sua parte il brillante Agrippa, Antonio aveva la possibilità di vincere questa volta. Questo perché le sue navi erano più grandi e meglio armate. La decisione era stata presa e non si poteva tornare indietro. Il 2 settembre del 31 a.C. si preparò la scena per la più importante battaglia navale della storia di Roma. Antonio fu il primo a entrare in azione e comandò alle sue navi di uscire in mare aperto. Al loro arrivo videro le navi di Ottaviano assumere la formazione di battaglia. È da notare che Cleopatra era presente alla battaglia, posizionata dietro le linee di Antonio, nella sua chiatta reale. Ottaviano era in vantaggio, poiché il successore di Cesare aveva acquisito i piani di battaglia del generale. La strategia consisteva nell'utilizzare le navi più grandi per respingere Agrippa all'estremità settentrionale dello schieramento. Ottaviano era consapevole di questo fatto e quindi diede istruzioni ad Agrippa di tenere le sue navi fuori portata. Con il passare del tempo, Antonio si rese conto di dover agire. Subito dopo mezzogiorno, prese la decisione di estendere la sua linea oltre la sicurezza della costa e di attaccare la flotta di Ottaviano. Tuttavia, col senno di poi, questa si rivelò una scelta sbagliata. I soldati sotto il comando di Ottaviano erano altamente qualificati e avevano dedicato la loro vita a padroneggiare varie tecniche di battaglia. Una di queste tecniche consisteva nello speronare la nave nemica e contemporaneamente lanciare una raffica di frecce e pietre dalle catapulte per sconfiggere l'equipaggio sul ponte superiore. Un brutale massacro si verificò quando questi uomini incontrarono gli inesperti marinai di Antonio. Dopo aver assistito al disastro in atto, Cleopatra agì prontamente, seguì gli ordini che Antonio le aveva dato prima della battaglia e diresse il suo squadrone di navi per cercare di penetrare al centro della flotta di Ottaviano.
Cleopatra notò un vuoto nelle formazioni di Agrippa e ordinò rapidamente alle sue navi di ritirarsi. Questo portò Antonio a dare ordine a tutte le sue navi di tentare di sfondare le linee di Ottaviano. Guidò personalmente l'avanzata e riuscì a raggiungere il centro delle forze navali di Ottaviano. Tuttavia questa strategia si rivelò fallimentare poiché Agrippa ordinò alle sue navi di posizionarsi sui fianchi e di attaccare le restanti navi di Antonio da entrambi i lati. Il risultato fu una scena di grande distruzione, poiché le navi di Agrippa e Ottaviano decimarono numerose navi di Antonio. Nel frattempo, Antonio e Cleopatra erano impotenti ad agire e potevano solo osservare mentre la loro formidabile flotta veniva distrutta. Antonio temeva per la sua vita e anche per quella di Cleopatra, perché tutto era ormai in gioco. In mezzo al disastro in corso, Antonio diede ordine alle 90 navi rimaste di allontanarsi dalle forze di Ottaviano e di dirigersi verso Alessandria. Anche un gruppo di soldati che stazionava a terra e osservava la battaglia navale si ritirò. Avevano ricevuto l'ordine di incontrarsi con il loro comandante ad Alessandria. Antonio aveva perso il controllo delle vie di rifornimento per le sue truppe. Di conseguenza alcuni comandanti del suo esercito decisero di arrendersi ad Ottaviano dopo poco più di una settimana di combattimenti. Ritenevano che sconfiggere Ottaviano fosse impossibile senza adeguati rifornimenti. Alla fine del conflitto ad Azio, Marco Antonio subì perdite significative tra le sue truppe, con una parte sostanziale di esse che perirono. Inoltre la sua flotta navale fu quasi distrutta ed egli fu umiliato nel vedere il suo principale avversario, Ottaviano, avvicinarsi al completo dominio su Roma. Tuttavia la battaglia non era ancora conclusa. Marco Antonio e Cleopatra persistono spingendo Ottaviano a inseguirli. Tuttavia il seguito di questa storia sarà condiviso nel prossimo video. Se vi è piaciuto guardare questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima!